Ragazzi, la Margherita Acche dalla Pallamano Carpi e dai suoi partner commerciali. Main sponsor dell'evento Fratelli Bonaccini. Undicesima giornata di Serie A Gold tra Pallamano Carpi e Romagna. Per il Romagna, numero 3 Bianconi. Numero 4 Amaroli. Numero 5 Fioretti. Numero 6 Albertini. Numero 8 Chiarini. Numero 9 Ceroni, numero 10 Essam, numero 11 Gollini, numero 12 Tassinari, numero 13 Lo Cicero, numero 15 Rotaru, numero 16 Redaelli, numero 18 Di Domenico, numero 22 Mandelli, numero 25 Bandini, agli ordini di mister Tassinari. Per i Carpi, numero 2 Toro, numero 3 Cascone, numero 6 Serafini, numero 7 Soria, numero 8 Nocelli, numero 9 Carabulea, numero 11 Coppola, numero 12 Aifrei Selmi, numero 18 Aifrei Sama, numero 22 Korkaric, numero 30 Sordino, numero 94 Ceccarini, numero 10 Casa vice capitano, numero 1 il capitano Iagliurina, agli ordini di mister Serafini. Dirigeranno l'incontro i signori Castagnino e Emanuele, commissario di gara il signor Fabiano. Buona partita a tutti. Possiamo aperti? Buonasera a tutti amici di Eleven Sports e benvenuti a questa undicesima gara di Serie A Beretta tra Pallamano Carpi e Romagna. Partita sicuramente fondamentale, partita tra i fanalini di coda di Serie A, partita fondamentale per provare a sperare di uscire dalla zona dei play-out. Il Carpi che si presenta dopo una sconfitta in una partita veramente al fulmicotone contro il Rubiera, che Rubiera ha provato a vincere due volte, poi il Carpi è riuscito con veramente tanto cuore a recuperare, però un'ottima azione da parte del Rubiera che con uomo in meno, gli ultimi secondi, facendo il cambio quindi in extra player, è riuscito a costruire un'azione veramente tanto efficace. Veramente complimenti a Rubiera per la vittoria. Il Romagna invece che arriva da un pareggio e rimonta contro quel di Campus in casa, 31 pari. Quindi questa partita vedrà sicuramente entrambe le squadre agguerrite. Nota statistica. Il Romagna si presenta con il peggior attacco di tutta la Serie A e il Carpi con la peggior difesa. 0-0 finisce. Palla al centro. Però vediamo con il Carpi, sulla sua classica casacca nera, che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, mentre il Romagna da destra verso sinistra con le casacca arancioni, che giocheranno questo primo pallone. Si attende il fischio d'inizio da parte della coppia arbitrare. Il Carpi sembra disposto con la sua classica 6-0, squadra al completo, che il Carpi con Nico Casa, che dovrebbe aver recuperato dall'infortunio. Anche Sortino, l'acciacco dell'ultima giornata sembra non aver inciso, quindi squadra quasi a completo. E a parte Samuele Serafini, un po' febbricitante, che torna da una settimana complicata di allenamenti, e Nocelli sempre in lunga degenza. Ma abbiamo intanto primo pallone per il Romagna. Giro palla sempre per Tassinari, guardate come ha saltato l'uomo, che bella azione di Rotaru, il giocatore sicuramente più in forma della squadra del Romagna. Ma guardate come gioca il Carpi, come attacca bene questa 5-1 messa in campo da mister Tassinari. Korkaric è riuscito a chiamare l'uomo addosso
e a scaricare dietro il centro dietro, che la palla, ricordo, non dovrebbe mai girare dietro il centro dietro, a Coppola che va a prendersi un rigore. Nel mentre Nico Casa sbaglia il rigore, e vediamo che l'arbitro e il portiere lancia la palla fuori dal campo, che in teoria sarebbe angolo per il Carpi. È una regola questa qua, che gli arbitri generalmente non fischiano, da sempre il vantaggio. Inspiegabile. Intanto Tonia Tona, giro palla uno contro uno del Romagna, si allarga e Jan Julina ci mette la mano, guarda, si nel contropiede, sì, lo lancia per Sortino, il contropiede va, vola, le scarpette rosse sono tornate. Guardate come ha saltato, quindi vuol dire che l'infortunio alla caviglia sinistra ormai è un ricordo. Sempre Tassinari in cabina di regia, che chiama il gioco. Vediamo incrocio per Chiarini, sempre palla Tassinari, uno contro uno, incomprensione con l'ala, e palla sul fondo. Jurina con estrema calma va a ribattere, quindi si torna con gioco costruito. Il Romagna va 5 più 1 con l'uno avanti spostato su Nico Casa, marcatura quasi a uomo, anzi a uomo direi. Giro palla, si sposta al centro, Nico si sposta come un'ombra Albertini. Doppio pivot per Korkalić, attacco e sfortuna, un doppio palo per Coppola. Doppio palo e palla che transita dietro la schiena e nulla di fatto, ma è su un ribaltamento di fronte Petroglio, questo è un pozzo di petrolio al Vallauri. Mamma mia che brutta schiacciata che ha fatto. E si ricomincia con Korkalić in cabina di regia. Ceccarini all'ala sempre. Marcatura strettissima su Casa, viene riportato esattamente al centro come prima. Vediamo se Korkalić andrà a doppio pivot, sì, stessa scelta tecnica di prima, uno contro uno di Coppola che si perde palla, errore in un fondamentale, palleggiato molto vicino all'avversario, ma fortuna per il Carpi, ci mette una pezza ancora Iaiulina, che chiede maggior concentrazione ai suoi ragazzi. Korkalić scarica per Coppola, niente, nulla di fatto, si va quarta fase, quindi Korkalić mette a posto la difesa, il pivot chiama il gioco. Soria guadagna il centro del campo, il centro della difesa, sotto passivo, attenzione il Carpi va sotto passivo, uno contro uno per Coppola, si prende il tiro e la risolve lui con un tiro un po' a mezza altezza devo dire, però efficace. Rotaru scarica, incrocio, ancora Rotaru, uno contro uno, salta per casa, palla dell'ala ancora, ma viene fermato numero 6 Albertini, il Carpi si distende, Nico Casa, palla per Soria dentro, gol, il Carpi va al primo allungo della giornata, 3-0 per il Carpi dopo 4 minuti. Tassinari sempre cabina di regia, prova a chiamare il gioco, Scalari viene tagliata, Rotaru taglia la difesa del Carpi in modo veramente molto importante, buono Scalari di Tassinari, Rotaru si fa trovare veramente al posto giusto nel momento giusto con un timing molto molto importante. Vediamo intanto che esce Soria, giro di palla, nulla di fatto, Korkalić scarica per Ceccarini sotto fallo, niente, quindi palla persa di Korkalić che va a cambiare. Cambio solo difensivo. Il Carpi torna sul suo 6-0. Chiarini. Beh, vediamo come va in pressione Cascone su Rotaru. L'arbitro ferma il gioco. E un cartellino giallo ai danni di Coppola per aver strattonato il pivot.
Ceroni, TPU numero 9 Ceroni, sempre in pressione Cascone, palla veloce per Chiaroni, ma viene bloccato. Attacco veramente molto sotto la difesa e il Carpi è riuscito con un raddoppio di Coppola a bloccare l'azione. Vediamo che Tassinari sempre molto efficace nel gioco palle, nel creare la superiorità con azioni veloci e scarico di palla preciso, che i due terzini, soprattutto a destra, non si fanno pregare e insaccano. 3-2 dopo 6 minuti. Nico Casa scarica, c'è l'ala, c'è Carini, vola, rigore, penso anche 2 minuti, no? Vengono chiamati i soccorsi, l'arbitro dice no, la Ceccarini dice ci sono, tutto ok. Vediamo se viene sanzionato, 2 minuti. 2 minuti del numero 18 di Domenico. Coppola va sui 7 metri. Ieri sera Coppola ha fatto veramente tantissimi rigori a valle dell'allenamento, ha preparato veramente molto molto questo tiro e l'allenamento ha dato i suoi frutti, ha tirato almeno un centinaio di rigori ieri sera. Giro palla, Tassinari sempre fa salire l'ala. No, non fanno salire l'ala, fanno il gioco delle serie di incroci per far passare il tempo senza attaccare. Vediamo se gli arbitri segneranno un passivo oppure no. Nel mentre, palla persa per uno sfondo, un piede, non ho visto correttamente. Giro palla per il Carpi, adesso cambio in attacco, il Carpi va con doppio pivot per attaccare questa superiorità numerica con Soria e Cascone, uno in mezzo e uno a sinistra. Nico Casa prende, scarica per Sortino, pallone forte e avanti, quindi palla persa. Anche nella partita di mercoledì ci sono stati diversi errori in questa combinazione di gioco tra Casa e Sortino. Vediamo stesso gioco di prima, alla sinistra incrocio, vediamo se c'è l'incrocio anche col pivot, sì, intanto i secondi stanno continuando a passare, cambia esattamente uguale a prima il gioco per far passare il tempo, Tassinari uno contro uno, no, giro palla, no, non stanno attaccando il Romagna, attende il rientro del compagno, ormai devono mancare circa 45 secondi al rientro. Si prende il tiro, efficacissimo Rotaru, che riesce a massimizzare l'attacco del Romagna. Il Romagna è riuscito a far passare abbastanza tempo e far gol in attacco, quindi è rientrato il giocatore, quindi Romagna in parità numerica, torna con la 5-1 spostata sul terzino sinistro. Nico Casa, Korkaric, uno contro uno, vediamo se scarico va via, si prende il tiro sotto fallo. Nico Casa, uno contro uno, la veloce con Soria che viene tenuta la maglia, non riesce a prendere la palla, in Romagna si distende, Nico Casa fa la murata, guardate come corre Sortino, ma non arriva, quindi ora sguarnita al lato destro, non è riuscito, ora in Romagna abbassa i ritmi e gioca con difesa schierata. Tassinari che boccia, che sfera che ha mollato sotto le palle di Coppola. Giro palla. Korkaric.
Uno contro uno, e si scarica per casa, fa la finta, ne ha bevuti due gol. Mamma mia, che giocata! Che giocata di Nico Casa! E gol, gol! Prova il gioco veloce, ma non viene. Coppola. Finta, finta il gioco, Nico Casa. Korkaric chiama fuori il pivot per il post, per il gioco, per Casa, passa il tempo. Korkaric scarica palla per Scarabulea, che non la prende, spinta da dietro anche. Spinta da dietro, quando ormai il giocatore dei Carpi non poteva più ormai prendere il pallone. Korkaric chiama il post, liberato, c'è superiorità numerica. Difesa in area da parte del difensore del Romagna e 7 metri. Vediamo sempre Coppola dai 7 metri. Finta di tiro. E gol ancora, efficace. Il Carpi più 2 dopo 11 minuti. Passinari sempre in cabina di regia, vediamo, si porta l'uomo, incrocio. Bene, guardate che bella parata di Iajulin, anche se sporcata dal muro. Provaci alla seconda fase, non c'è. Il Carpi spinge. Coppola, uno contro uno verso il centro. Lascia lì, ha veramente lasciato sul posto Chiarini. Molto efficace. Molto, molto efficace. Ora in Romagna torna in attacco, in quarta fase, senza fretta. Lo Cicero in terzino sinistro. Tassinari. Incrocio senza palla, pivot per il blocco a destra, torna per Tassinari, adesso lo Scalare, sì, cerca superiorità numerica, vediamo se no, torna indietro, uscita diretta di Soria, uscita molto rischiosa perché non aveva fermato il gioco e se avesse scaricato la palla sarebbe stata in superiorità numerica a sinistra, molto molto rischiosa questa uscita diretta. Tassinari, incrocio senza palla per lo Cicero. Finta, si alza, no, doppio incrocio, sempre Tassinari, punta. L'uno contro uno, lascia e palla di, vediamo se no, due minuti ai danni di Cascone per il fallo prolungato. Quindi Carpi in inferiorità numerica. Ha provato Cascone a mollare il fallo, ma per gli arbitri evidentemente l'ha mollato un attimo troppo tardi. E quindi ha sanzionato questi due minuti, quindi squadre in superiorità numerica da parte del Romagna. Romagna è un uomo in più. Vediamo come affronterà, vediamo il pivot, come si prepara a ricevere il pallone. Fa buona guardia a casa, palla all'ala e spegne la luce. Iajulin, ma sul tapin è sempre pronto Rotaru, che la rimette dentro, molto molto bravo e attento, veramente molto molto bravo. Il Carpi va in extra player. Esce Soria, passa il tempo anche per il Carpi, attacca Coppola, va a fare il cambio Sortino per far rientrare Iajulin. Carabulea, giro, Carpi in difficoltà. Carpi in difficoltà e va a prendere un 9 metri Coppola, perché comunque Carpi ha finito le idee. Carpi a rischio passivo. Nico Casa, per palla persa, va in contropiede il Romagna e segna il numero 25, Bandini. Palla persa, scivolato il pallone a Nico Casa e il Romagna ne approfitta subito.
giro palla sempre in inferiorità numerica delle carte dei next player. Il Carpi non ha fretta, non ha fretta, necessita che il tempo passi. Guardate Calabulea, Calabulea si accentra e mette Sortino, va a cambiare, ma vediamo infrazione di passi, porta sguarnita, cost to cost, e anche il portiere del Romagna va a segno al tabellino. Molto molto attento, molto attento, molto bravo il portiere della Romagna. Il Carpi va, il Carpi ha vanificato il vantaggio creato nei primi minuti di gioco. Vediamo Coppola, 9 metri per fallo da, fatto da Essam. Nico Casa, Coppola si prende un tiro forzato da fermo con l'uomo davanti e fa buona guardia sempre in Romagna. Trasinari, Rotaru prova finta a sinistra ma non c'è. Rotaru ora gioca il Romagna con gioco schierato. Incrocio senza palla. Il Cicero sempre, Trasinari prova a dar velocità, Rotaru prova a servire il pivot da dietro la schiena di Soria ma non viene, quindi si ricomincia con un 9 metri. Giro palla, va, viene al centro, incrocio, lo Cicero, buona finta, Tassinari contro Scalare, si prende un tiro. Lo Cicero non riuscito assolutamente bene, che schiaccia troppo presto, quasi sui 4 metri. Quindi il Carpi può tornare a giocare in quarta fase. Nico Casa in cabina di regia. Attimo di riposo per Coppola che ha preso una botta alla coscia. Nico Casa vede un pertugio! Si infila, la scarica per Ceccarini che la mette dentro, e 2 minuti per l'ala perché ha toccato, Bandini ha toccato Ceccarini durante il tiro. Bravo Cecca! E sì, per i prossimi 2 minuti il Carpi in superiorità numerica. I ragazzi vanno ad aggiungere ancora un po' di pece sul pallone. Soria l'aggiunge mentre vediamo che viene tolta da Romagna. Dal numero 9 Ceroni. Porta sguarnita, sguarnita la porta del Romagna. Vediamo se sarà Trasinari, prova l'uno contro l'accelerazione ma non viene. Ceccarini prova a rubare palla ma non riesce, qui 9 metri per il Romagna che torna in attacco, sempre porta sguarnita. Vediamo gioco del Romagna, incrocio a destra, non vorrei spoilerare, incrocio a sinistra, incrocio col pivot, spoiler, giro palla. Guardate come si butta dentro Rotaru, veramente come lotta, molto molto incisivo, la coppia Tassinari-Rotaru veramente molto efficace. Ma anche lo Cicero dice io non sono da meno, col muro a 3 è andato a tirare sopra la difesa del Carpi, veramente molto bravo. È riuscito a prendere veramente bene il timing sul muro che stava saltando. Ottimo gesto atletico. Complimenti. E Nico Casa dice sono capace anch'io di tirare dai 9 metri. Il Carpi prova a tenere il muso avanti. Che non so se porta bene. Trasinari
sempre in cabina di regia, che detta i ritmi. Ha un order vero, gli sta dettando veramente bene, riesce a creare veramente delle accelerazioni notevoli. Nel mentre vediamo Soria, no, ho sbagliato, Sortino lanciato in contropiede, che viene fermato, ma niente, adesso i due commissari, i due direttori di gara non vedono nessun fallo, nessuna infrazione, quindi palla persa e si ricomincia sempre con il Romagna che gioca con i Carpi di fila schierata. Accelerazione di Tassinari che scarica per Rotaru, bellissima parata, bellissimo intervento di Iaiulina che sta tenendo su la baracca per i Carpi. Vediamo tiro di Sortino contro il palo, aveva tanto spazio per tirare, non è riuscito ad aprire correttamente, chiuso sul primo palo, tiro forse un po' affrettato, prova Carabulè a volare, non c'è nessuno a sinistra, va Nico Casa, rifiuta il tiro, la dà fuori, questo è sotto passivo perché ha rifiutato il tiro, non per i direttori di gara, prova a rubare Ceccarini che non riesce, prova una girella sul primo palo, ma la palla non gira, non ho visto se ha girato a rovescio o se proprio non ha girato. Ora viene chiamato Tiziano per asciugare, per detergere il sudore. Attendiamo. Vogliamo capire come sta il ragazzo del Romagna. No, qua non riesco a capire. Vediamo, chiediamo alla regia se può zoomare. Se riusciamo, speriamo nulla di grave. Vediamo, marca Sixtus. La palla a mano Carpi si rifornisce dalla Sixtus, ma vediamo se riusciamo a zoomare un pochino anche i giocatori. Ok, speriamo veramente che... Nulla di grave per lui, si alza, sta uscendo sulle sue gambe e questo è molto bene. La tribuna applaude perché è giusto così, segno di correttezza. Il numero 9, Ceroni, finora autore di una gara importante. Speriamo non sia la fine per lui di questo match, ma di rivederlo in campo molto presto. Si attende il fischio, trombe anche allo stadio qua, al Palla Vallauri, pieni in ogni ordine di posto, con anche la curva, con tutti i ragazzi del Margherita Hack. Vediamo intanto Carabulea che la spara fuori e il Romagna va in contropiede, che bel gol, che bel lancio da parte di Reda Eli, che bel gol di Domenico che è riuscito a prendere la palla in corsa con un passo e metterla dentro. Marcatura strettissima su Casa, che rischio di palla persa per Carabulea perché Nico Casa non è riuscito a fare l'elastico a staccarsi correttamente dall'uomo. Nico Casa si porta l'uomo con sé, prova un tiro mentre era spostato lateralmente, tiro molto forzato e anche a mezza altezza, un tiro con poche pretese e Reda Elli può parare senza troppa fatica. E vedi a Tassinari cosa ha fatto, che bel pallone che ha mollato all'ala e Iaiulina che parma, esce dai 6 metri, quindi fallo per il Romagna, palla per il Romagna dopo 9 pari, dopo 21 minuti di gioco. Il solito Tassinari che detta i ritmi, accelerazione, cambi di ritmo, salta e ci mette una pezza, cerca la seconda fase ma non va. Il Carpi deve andare in difesa schierata, attacca con il Romagna in difesa schierata. Korkaric chiama fuori Soria,
Carabulea, uno contro uno, scarica all'ala, no, non c'è lo scarico. Forse avendo Di Domenico addosso ci poteva stare la palla per l'ala. Nel mentre un cartellino giallo ai danni di Essam. Coppola. Korkaric. Io ho sempre detto c'è troppa pece su quel pallone. Tantissima pece, i ragazzi fanno fatica a passare il pallone. Nel mentre un due minuti ai danni di Chiarini per una spinta in volo effettuata a Korkaric. Il Carpi prova ad attaccare questa superiorità numerica con un doppio pivot. Ricordiamo che la volta precedente che il Carpi ha fatto questa azione si è conclusa con Nico Casa con un pallone troppo avanti per Sortino. Vediamo se azione identica a questa, salta, invece la scarica per Cascone che viene bloccato da dietro. Vediamo se viene sanzionato con due minuti o niente. No, niente, solo un 7 metri, dove va il solito Alex Coppola, primo anno per lui a Carpi, dopo un'esperienza di Bressanone. Cambia senza finta questo tiro. Esce il numero 16, Redaelli, in modo da consentire Romagna di giocare in parità numerica. In attacco, incrocio per l'ala, incrocio per l'altra ala, il pivot sta per uscire, no, non capisce, sì, è uscito anche il pivot e si comincia. Rotaru in cabina di regia, una ottima accelerazione per lui, vanno in scalare e viene fermato, fallo di due minuti ai danni di Soria per aver trattenuto la maglia del pivot. Quindi parità numerica delle due squadre. Sì, un consulto con il tavolo. Gli arbitri conta per vedere se è uscito Soria. Marcati due minuti dalla parte del tavolo e si ricomincia sopra col Carpi avanti di uno. Tassinari fa salire l'ala che va a doppio pivot, che va a pivot. Che bella palla che gli viene mollato e Cascone lo trattiene da dietro e viene sanzionato con un due minuti. Il Romagna ha veramente massimizzato questo attacco. Due minuti ai danni del Carpi. Tassinari va sui 7 metri. Vediamo se il portiere del Carpi riuscirà a impattare il tiro. E riesce, tiro senza fine di Tassinari. A mezza altezza e Iurina la fa sua, dando al Carpi l'occasione di giocare l'attacco in parità numerica, perché il Carpi è in empty porta per il Carpi. Nico Casa si prende il tiro, un super rischio, Iurina deve correre, porta sguarnita, imperfetto il passaggio di la battuta e quindi non riesce a giocare in velocità in Romagna. Carpi più due, tanto spazio, entra tra uno e due il solito Rotaru che la mette lì dove Iurina la può solo guardare e raccogliere dal sacco. Sempre uomo in più per i Carpi, ormai dovrebbero entrare anche i due minuti. Nico Casa, Korkaric, gioca sempre senza pivot il Carpi. Difesa molto alta, la scarica, che pallone che dà Korkaric per Sortino. E come lo mura,
E che murata che fa! Alex Coppola ai danni di Essam, che prova a tirare da centrocampo, ma nulla di fatto per lui. Veramente è una bella parata, un bel muro. E questa è attenzione alla gara, e come ruba l'arbitro, ci mette del suo bloccando il contropiede, ma sempre due contro uno. E Coppola va, guarda la tribuna, e la tribuna risponde. Il Carpi in inferiorità numerica sta giocando a sorpresa meglio di quando ci sono tutti. Vuol dire che quando vuole il Carpi riesce a tirar fuori la grinta. Però ricordiamo, come dice Luca dell'ufficio stampa, il Carpi come primi tempi sarebbe in zona Coppa Italia. Il problema sono i secondi tempi. Ma nel mentre guardiamo come si è fatto fumare Soria, si è fatto veramente portare a spasso. Alex Coppola e time out anche per noi, che ci concediamo nel metro un giro in concessionaria da Fratelli Bonaccini. Ci vediamo fra un minuto. Rieccoci in diretta. Dopo questo primo time out chiamato da mister Serafini. Carpi più due. E palla in mano. Nico Casa, marcata uomo, prova a liberarlo. Coppola, ma non riesce. Korkaric, uno contro uno. Palla per Nico Casa. 9 metri, viene fermato. Nico Casa, uno contro uno, pallone basso, infrazione di piedi, onesto, non ho visto se ha alzato il piede o meno. Nico Casa, palla in girella per Cascone, onestamente un brutto pallone dato. Prima di dare una palla bassa in girella, secondo me ci sono molti palloni da dare. Viene fermato, altri 9 metri, il Carpi sta attaccando senza gioco. Sotto passivo per i Carpi, quattro passaggi. Nico Casa, palla per Cascone, cosa ha preso? Bellissimo, però pesta la riga, quindi infrazione. Il Romagna riparte velocissimo, ma è veloce anche il Carpi a rientrare. Un bellissimo gesto atletico da parte di Cascone. Tassinari sempre in cabina di regia. Spezza sempre verso destra, blocco irregolare, fischiato ai danni di Essam, e il Carpi può rigiocare. Pivot che è molto, come dire, mantiene in modo molto vigoroso la posizione, sovente al limite del blocco irregolare. Korkaric, uno contro uno, palla per Casa che viene fermato per la maglia, ma nulla di ma evidentemente si può. Passeggiata di Rotaru, giro palla, lo Cicero, palla, c'è spazio, lo Cicero si prende il tiro e la mette sotto la traversa, o meglio, tiro che bacia la traversa e va dentro alle spalle di Jurina. Più uno per il Carpi, un minuto e mezzo al termine della prima frazione di gioco, partita da Cardio Palma.
Cascone. Giro palla, giro palla. Korkaric. Lancia Nico Casa. Fallo al volto. Rischio due minuti questo per... Vengono chiamati i sanitari per il pugno al volto che ha preso Nico Casa. Probabilmente è rosso, perché il fallo al volto è rosso. Vediamo se gli arbitri saranno dell'idea. Due minuti. Vediamo cosa dicono. Solo due minuti per fallo al volto. Ai danni del numero 11 Gollini. Vediamo sempre Coppola. Coppola, proviamo il pivot. Il portiere Radaelli prova a cambiare, sta sulla linea di porta. Guerra di nervi. No, chiedo scusa, non era Radaelli, ma era Mandelli. Chiedo scusa. Comunque cambiato il portiere, non cambiato il risultato. Un po' come le addizioni, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Giro palla, Tassinari fa uscire il pivot. Lo Cicero. Rotaru che chiama. Che chiama l'incrocio. Giro palla finta. Si prende un tiro forzato perché c'è Sortino fuori che aveva capito tutto. Sotto passivo probabilmente. No. Giro palla. E viene fermato da Coppola. Si prende il tiro, Rotaru va a due mani. Va a due mani che ferma, quindi andiamo al riposo con il Carpi avanti di due lunghezze. Ci vediamo tra poco.
Rieccoci, tornati in diretta per questo secondo tempo che speriamo ricalchi il primo in termini di divertimento da parte delle di azioni espresse dai ragazzi in campo. Un secondo tempo diverso dal solito. Un secondo tempo diverso dal solito della Pallamano Carpi, perché comunque un blackout non è divertente per nessuno per vedere. Nel mentre salutiamo Gollini che sta passando qua da noi, ragazzo che ha avuto un pesante infortunio. Peccato. Guardate invece che palla, che gioco che dà Nico Casa per Cascone, come ritorna e il Carpi dice: non sono rimasto negli spogliatoi questa volta, forse. Tassinari in cabina di regia, qua vicino alla nostra postazione. Rotaru, giro palla, Tassinari, scalare, c'è superiorità numerica per il blocco fatto da Essam, ma non viene sfruttato, come attacca al limite dello sfondo e viene preso lo sfondo da parte del Carpi, sfondo ai danni di Albertini. E il Carpi torna in attacco, in superiorità numerica. Nico Casa si prende il tiro ed è gol. Il Carpi prova ad allungare e la palla corre, guardate come corre. Essam spacca e si ricontinua con Albertini. Tassinari, accelerazione, Ceccarini capisce tutto ma non riesce a tenerla stretta, poca pace per lui. Si ricomincia, Rotaru la molla per Tassinari, vediamo come prende il blocco, che blocco di potenza che prende il pivot del Romagna. Azione molto tenace da parte di Lo Cicero, però l'arbitro aveva già fischiato, incrocio senza palla, va Lo Cicero al centro, torna per Tassinari, sullo scalare, a terra con la palla in mano. E quindi pallone, lancia la seconda fase, aia Iurina, la lanciata a Sortino che era insieme a tre giocatori del Romagna. Una, mamma mia che forzatura! Poteva essere una palla fondamentale quella. Si è preso un rischio importante e Romagna ringrazia e accorcia le distanze. Corcari. Korkaric con il sottomano velenosissimo. Velenoso il sottomano di Korkaric. Il Carpi torna più 4. Tassinari, scarico per l'ala, non c'è il tiro. Finta, si riprende, prova a riprendere un vantaggio. Lo Cicero, viene sporcato il pallone dal muro e non può nulla. Iurina. Il Carpi torna a fare attacco con il Romagna in difesa schierata con una 5 più 1 molto spostata su Casa. Korkaric incrocio senza palla per portare Casa al centro, vediamo, va in doppio pivot di Korkaric, si esce, c'è posto per Coppola per entrare ma viene fermato da un fallo. 9 metri per il Carpi, buona l'incursione del giocatore del Carpi che aveva tagliato la difesa del Romagna. Coppola, uno contro uno, scarica per Ceccarini che la prende, de gol. Questo è un classico tiro Ceccarini style. Più 4 per i Carpi. Bravo Cecca!
Ceccarini sembra abbia il braccio caldo, anche se è tipo secondo pallone che tocca nella giornata. C'è tanto spazio per l'ala, non viene servita l'ala del Romagna. Uscita, ben bloccato, c'è posto per un tiro in contropiede di Sortino, che viene parato dall'ottimo Redaelli. Il Carpi non riesce a fare il solco profondo e il Romagna è sempre lì. Più 4 per il Carpi, palla in ballo per il Romagna. Era lungo il passaggio, quindi bisogna fare tutto subito, prendere e tirare. Tassinari fa la superiorità numerica, torna indietro lo Cicero, cambiato mano. Lo Cicero è tornato indietro dove la difesa del Carpi era maggiormente densa. Il pivot era a destra e poteva magari sfruttare un blocco per attacco di Rotaro, ma no, tornando indietro no. Tassinari, un blocco molto tenace da parte del pivot del Romagna. Iaiulina ci mette sempre una pezza sul tiro di Albertini. Rotaro. Tassinari, guardate come è da solo, era il Pilar, l'aveva tagliato Albertini ed era veramente solo, ma non è stato visto e quindi non è stato servito. Viene cambiato il pallone perché la palla forse bagnata, umida, bucata, forse quadrata, non si sa. Forse non ritenuta all'altezza dai protagonisti della partita, dalle due squadre. Tassinari, vediamo da che parte creerà il gioco, da che parte avrà l'accelerazione. Guardate che bella accelerazione, sempre un timing veramente molto importante che Rotaro riesce a finalizzare. Finora Tassinari, se non sbaglio, non ha mai fatto il tiro, non è mai andato a tirare, ma ha sempre, tra virgolette, solo chiamato a sé la superiorità numerica, chiamando il raddoppio, prima di Cascone in questo secondo tempo. Tassinari prova l'uno contro uno contro Casa, che non va. 9 metri, incrocio senza palla. Tassinari, accelerazione e fa il tiro sotto passi. Forse ci stava il passaggio di incrocio per Chiarini. Dai, difesa! Uno contro uno sempre a destra, fa buona guardia il Carpi. Si prende il tiro, Tassinari non va. Iurina guarda se c'è una seconda fase, ma non c'era nessuno. Erano tutti intorno ai 9 metri del Carpi, quindi il Carpi va in attacco con gioco costruito. Dopo 7 minuti e mezzo del secondo tempo, Carpi più 4 e palla in mano. Korkaric in cabina di regia. Il Romagna sempre con una 5-1 su casa, però abbastanza piatta. Palla per Sortino che la mette dentro, anche se il portiere, l'ottimo Redaelli, ha toccato con la scarpa, ma va dentro. Più 5 per il Carpi. Se non sbaglio in panchina Tassinari, che il mister del Romagna lo fa riposare un po', perché comunque ha bisogno anche lui di prendere fiato. E Rotaro in cabina di regia non fa sicuramente mancare il suo apporto. E mentre Ceccarini, che cosa ha fatto? Mamma mia, che gol! In caduta, è riuscito con un bellissimo gol di polso a posizionare la palla alto. Di gol difficilissimo, applausi per lui. Passi, no.
Fioretti a destra, prova l'uno contro uno, guardate che bello come ha fumato Soria. Rotaru l'ha veramente lasciato lì. Ora in questa frazione di gioco Rotaru sta tenendo il Romagna aggrappato alla partita. Korkaric incrocio senza palla per casa. Passa il tempo, va in doppio pivot sempre Korkaric. Che palla! Che pallone che ha messo lì Nico Casa! Che cascone raccoglie e con una nuvoletta la lancia alle spalle del portiere. La nuvoletta è quando il palla è morbidissima. È soffice. Tecnico questa nuvoletta. Nuvoletta e tecnico. Ho spiegato l'ufficio stampa perché non è del mestiere. E mi vediamo. Sotto pressione. Il pallone recuperato da Sortino. Ma viene visto dalla coppia arbitrale un'infrazione, quindi palo 9 metri per il Romagna. Sempre Rotaru, cabina di regia. Rotaru, uno contro uno, cambia e viene arrivato pronto il raddoppio di Samuele Serafini. Rotaru è un giocatore molto esplosivo che riesce ad andare indistintamente a destra e a sinistra. Si prende il tiro Chiarini che va a tirare sopra il muro a due. Pessima scelta. Iurina, io penso che Iurina abbia lanciato due minuti corretti ai danni di Serafini. Io penso che Iurina abbia lanciato più contropiedi in questa partita che in tutta la stagione. Ha provato Iurina a lanciare questo contropiede per cercare di chiudere la partita, ma invece ha generato un due minuti ai danni del Carpi e palla in mano per il Romagna. Partita apertissima. Giro palla, Chiarini va dentro, doppio pivot, affrontano questa superiorità numerica con doppio pivot, scarico per l'ala, non c'è il tiro, sale Rotaru, che bella palla, che bella sfera che ha dato per Sam. Ora parità numerica perché Sam non è riuscito a arrivare, Coppola non vede Ceccarini a fianco a lui, sprova andare a tirare con un tiro molto forzato ma non riesce, quindi 9 metri per il Carpi. Botta Coppola che si prende un attimo di 9 metri, si siede un attimo in panchina, nel mentre vediamo che Tiziano sta asciugando il parquet per consentire la massima aderenza alle due squadre in campo. Carpi in extra player, porta sguarnita per il Carpi. Cascone va a posizionarsi, fa passare il tempo il Carpi, va l'uno contro uno, Korkaric mi è sembrato che avesse saltato veramente pari il numero 5 Fioretti, ma ha scaricato la palla. Ceccarini la molla. Vediamo che rischio di due minuti per Korkaric per aver trattenuto in contropiede. Corretto questo due minuti. Arrivano nel mentre le domande sui nostri canali ufficiali. Chiede lo spettatore, ricordami il nome, Marco Beltrami. Chiede cos'è il mazzo di fiori. Il mazzo di fiori è il tiro quando dall'ala riesce a fare un bel pallonetto ingannando, beffeggiando il portiere. Ma torniamo.
il mazzo di fiori sì è tecnico, però il mazzo di fiori ha il vincolo che quando tiri devi dire mazzo di fiori, perché se no non riesce come tiro, non è completo. Nel mentre vediamo il tiro dall'ala che Jajurin non può, provato in posizione ma viene beffato sul primo palo dal numero 18 di Domenico. Fa il cambio, Jurina fa il cambio per consentire il Carpi di giocare tutti. Romagna sempre aggressivo su Nico Casa. Coppola prende saggiamente un 9 metri per far passare il tempo. Partita questa, devo dire, avara di time out. Finora chiamato uno solo nella prima frazione del gioco da parte del Carpi. Prova un incrocio, Nico Casa che non viene, ma arriva la palla Sortino che tira fuori. Pallone pesantissimo questo. Il Romagna si distende, ma gioca con la difesa schierata, vanno col gioco. Sguardo d'intesa tra Fioretti e il pivot. Prova a rubare palla Ceccarini che lascia l'ala al tiro, ma sfortunato, solo traversa per lui. Quel primo in Romagna aveva baciato la traversa e gol, questa volta invece basso di traversa fuori. Registriamo per il Carpi che è entrato in porta Ifrey Samov. Sempre Carpi in extra player. Nico Casa si prende l'uno contro uno, va a tirare, prova a recuperare il pallone Cascone, avrale della parata di Redanelli, ma commette infrazione di area. Questo è il classico momento in cui Carpi ha il blackout. In questo momento il Carpi non sta costruendo in attacco, si sta facendo solo giochi solitari. E il Romagna prova ad approfittarne, ma vediamo che viene sgambetto ai danni di Sortino che torna ridendo. E ritorna in Carpi. Il Romagna in questo frangente è un po' sprecone, posso dire un po' sprecone, perché comunque non sta massimizzando il blackout del Carpi. Ma ora chiediamo un commento tecnico sulla partita, Luca. Allora, ecco, infatti, guarda, sprecone Romagna, però come vedi sprecone anche il Carpi, perché questo tiro effettivamente forse è un 7 metri. Però. Tiro forzato, però graziato per un 7 metri che va il solito Coppola. E la para! Redanelli è riuscito a ipnotizzare Coppola. Romagna agganciato con le unghie alla partita. Ancora lunga. Partita lunghissima, 14 al termine. Nel mentre vediamo Tassinari rientrato in campo che ricomincia a macinare il gioco. Vantaggio per il Romagna. Mise Serafini chiama intensità per i suoi. Passivo, si prende il tiro che bacia i pali e va dentro. Tiro un filo forzato, ma gol per il Romagna. Carpi a più 2. Nico Casa si trascina la difesa, tiro forzato anche per lui che consente a Romagna di andare in seconda fase. Forse in questo momento sarebbe un momento da time out per i Carpi, perché è veramente nel suo momento buio. Nel mentre vediamo palla in mano, cosa ha fatto Albertini? Albertini ha recuperato il pallone, ha aspettato Cascone che tornasse e gli è andato drammaticamente a sbattere addosso. Nel mentre guardate come lo tiene, suppongo 2 minuti, penso le abbia fatte tutte. Il giocatore, il numero 10, ha trattenuto prima la maglia e poi anche al collo.
le ha fatte tutte. Forse in queste situazioni conviene lasciar tirare l'attaccante. Ero convinto che fosse rigore, chiedo scusa. Due minuti che possono essere pesantissimi questi per il Romagna. Due minuti che possono essere pesantissimi, perché comunque è Sam ha un grandissimo peso sia in fase offensiva che difensiva. Ora in Romagna, vediamo se proverà a spingere per cercare di colmare il gap o farà passare tempo. Intanto va in extra player. Ci immaginiamo che Romagna ora faccia il giro di incroci ala, ora faranno uscire il pivot, quindi passati 10 secondi e parte il gioco. Fioretti, Tassinari va con lo scalare e passi, ha provato, era convinto che Coppola avrebbe fatto il fallo, ma Coppola astuto come una faina è rimasto fermo e ha indotto il giocatore, il capitano del Romagna, all'infrazione di passi. Ora i palli in mano, Korkaric, Nico Casa che la palla ancora a Cascone, che intesa, che timing che c'è tra Casa e Cascone, veramente un timing invidiabile. E ora vediamo chi andrà su quei 7 metri. Sembra vada Ceccarini. Cambio ancora pallone. Forse perché è bagnato. O come detto prima, non all'altezza della situazione. Giri scaramantici. Ceccarini. Prova Mandelli a ipnotizzarlo. E gol! Tiro sopra la testa, nulla può, Carpi torna più 4 e uomo in più. Sempre Tassinari, cabina di regia. Fioretti, dai con una buona difesa, dai! Fiorini, Chiarini, palla per l'ala, in Romagna, giro palla per far passare tempo. Si prende il tiro, che parata che ha fatto ai Fressa, ma è andato, ha capito tutto, ha letto benissimo il braccio, il tiro, e c'è andato veramente con tutto il corpo ad aggredire il pallone. Grande Samà! Il Puma c'è, dice il pubblico. Guardate il cost to cost per Ceccarini, fallaccio, no invece no. Viene, dice che è pestato, contropiede del Romagna, che massimizza, Romagna, anche in Romagna c'è, riesce, il Romagna sta riuscendo a sfruttare ogni decisione del Carpi, 10 al termine. Sempre 5-1 la Romagna, spostata su sinistra. Vai spingere! Passi, infrazione di passi ai danni di Korkaric. Il Romagna spinge, c'è Fioretti all'ala, contropassi! Il contropassi è bellissimo! E ora Miso Serafini ha detto time out, ferma tutto! Qua non ci stiamo capendo niente. Andiamo in time out anche noi.
Rieccoci in diretta con questa palla in mano per il Carpi. Carpi che è avanti più 3, palla in mano, 10 al termine. Sempre una vita c'è. Dai adesso, momenti fondamentali per questi, per entrambe le compagine. Il Romagna ha sicuramente tutto il tempo del mondo per recuperare, e poi recuperare cosa? Comunque in partita. E il Romagna è riuscito a rimanere in partita dal primo all'ultimo minuto, mantenendo sempre qualche gol di svantaggio, ma sempre lì. Del mentre vediamo, guardate. Piede! Il Nico Casa perde palla. Piede contro piede. Perde palla a casa e Romagna non riesce a massimizzare questo contropiede. Lancio, non ho visto da chi, ma non efficace. Lancio un po' troppo basso. Quindi il Carpi torna in attacco. Più 3. Palla in mano, 9 al termine. Korkalić in cabina di regia, Coppola a destra, Casa a sinistra. Incrocio, Casa al centro, scarica per Coppola, accelerazione, no, uno contro uno di Korkalić, scarica per Sortino che viene toccato dall'ala. Vediamo se l'arbitro viene chiamato dal... E due minuti ai danni di Jurina. Sì. Due minuti ai danni, penso debba scendere un giocatore del Carpi. Nel mentre Ceccarini dai 7 metri. E gol di Ceccarini. Ceccarini che dà un boccone di respiro, un po' di ossigeno al Carpi, perché ne avrà sicuramente bisogno in questa inferiorità numerica. Momento chiave della partita questo. Tassinari va in doppio pivot, Ceccarini prova a rubare, buca il pallone, superiorità numerica, giro e parata di Aifrey, è tutto il Vallauri in piedi a sostenere il suo Beniamino. E ora il Carpi in attacco. Cori da stadio. Korkalić uno contro uno bloccato. 9 metri ed è saltato l'uomo. Fallo leggermente di fianco, ma solo 9 metri per il fantasista del Carpi. Coppola. Gli arriva infrazione di passi per Korkalić. Tassinari spinge per Fioretti, gol. Carpi sprecone, Romagna cinica. Ora serve la testa, non c'è bisogno di correre, c'è da usare la testa per il Carpi. Korkalić, giro palla, esce Cascone, non viene dato il pallone, torna dentro, cambio di posto. Korkalić a destra, uno contro uno, bloccato, scarica il pallone per casa, 9 metri. Il Carpi non ha fretta, cerca di fare giochi costruiti. Palla per Cascone, ingenuità difensiva, hanno dormito. E Sam e Fioretti, e ne ha approfittato il Carpi. Ingenuità difensiva. Hai visto un baffo gratis qua? 9 metri, fallo su Tassinari. Romagna sta iniziando a spingere perché i minuti stanno iniziando a calare.
ora momenti fondamentali. Il cambio di gol, ma se non fa difesa non conta niente. Ecco, infatti è stato saltato il secondo difensore del Carpi. E Rotaru non si fa pregare. Ricordiamo che in questi primi 55 minuti di gioco il Romagna non ha usato ancora neanche un time out. Non li ha? Boh, no, dovrebbe averli. Korkaric, uno contro uno, salta l'uomo, tira e gol! E gol! Piega le mani! Il Romagna non riesce a fare la rimessa veloce, che il portiere lancia male al centrocampo, quindi dovrà giocare contro la difesa schierata. E time out! Mister Tessinali mi risponde e chiama subito il time out. Ma andiamo in time out anche noi. Rieccoci in diretta con il commissario di gara che fischia, che richiama le squadre in campo. Il solito Tassinari in cabina di regia a dettare il timing di questa partita. Pivot in mezzo. Accelerazione, Rotaru, doppio incrocio, si prende l'uomo, ma no, gira bene il Carpi, prova a mandare la palla tra due, e intercettato da casa, ma fallo, si è visto un fallo ai danni del pivot. Il Romagna spinge uno contro uno, guarda che timing, l'hanno fatto tutta la partita con il secondo che va a raddoppiare sull'attacco di Tassinari. L'hanno fatto tutta la partita a Romagna questo attacco, e devo dire che se continua a venire dopo 55 minuti vuol dire che lo fanno bene o che il difensore del Carpi sta dormendo. Secondo me lo sta facendo bene. Korkaric, incrocio per casa, scarica per il solito Cascone che viene bloccato da dietro. E 9 metri 4 al termine. Pallone fondamentale questo per il Carpi per mantenere il distacco. Palla per Sortino, palla sporca, non va. Uno contro uno di casa, viene, molla la palla per Sortino, sotto passivo, infrazione di doppio. Pallone perso per ingenuità da parte del Carpi. Veramente tanta ingenuità che regala questo pallone alla squadra del Romagna, che spinge. Tassinari prova a fare la superiorità numerica contro Scalare, capisce tutto, sì. Capisce tutto Ceccarini, ma Tassinari prova il tiro ma non inquadra la porta e con un pessimo tiro consegna la palla al Carpi. Ora il Carpi ha un gioco importantissimo, perché potrebbe andare veramente a rifare il sulco, che potrebbe essere decisivo. Diciamo che questa infrazione segnata dagli arbitri ai danni di Lo Cicero è sicuramente una mazzata importante per la squadra di Mister Tassinari, perché lascerà per i prossimi 2 minuti la squadra di Tassinari in un uomo in meno e lancia Ceccarini
sui 7 metri. Questo è il classico pallone che io definisco una boccia da bowling. Che Ceccarini mette dentro. Pallone pesantissimo. Chiedo scusa agli amici e spettatori per i soliti facinorosi che disturbano la diretta. Ma guardate come scarica il pallone, ma come c'è ai fresa, ma infrazione di difesa in area. Questo è un tiro che si prende Tassinari dall'alto della sua esperienza e la mette dentro. Tassinari, classe 98, tanta esperienza per lui. Korkaric per Coppola, Nico Casa viene la molla, va a sfondo. Capisce tutto la difesa del Romagna. Nico Casa torna, ma ci mette una pezza Ai Frey, come ha fatto Iurina nel primo tempo, sta tenendo a galla la difesa del Carpi. Si prende un uno contro uno. Tassinari, ma fa buona guardia Serafini, c'è il taglio dell'ala, uno e mezzo al termine, più tre per i Carpi. Si prende il tiro Rotaru e Aifrey va a due mani e dice: la prendo io. Ceccarini dice: non c'è fretta. C'è il cambio per il Romagna, ma il Carpi non attacca. Vuole prendersi questo passivo il Carpi. Vediamo, salta l'uomo Casa, ma non la molla, non tira, non rischia, si tiene in mano. E qua c'è l'esperienza di Casa, 24 anni all'anagrafe, 34 in esperienza. Guardate cost to cost di Tassinari, che però non riesce a tenere il numero 4 Amaroli. 25 secondi al termine, più 3 per i Carpi. Vedo dei sorrisi in faccia per il Carpi, perché questi potrebbero essere i primi due punti della stagione. Non giocano neanche più, si abbracciano tutti. Colgo l'occasione per ricordare che il Conversano ospiterà il Carpi la prossima giornata e noi ci sentiremo il 3 di dicembre per Carpi Campus, mentre la prossima settimana il Romagna ospiterà il Siracusa per un'altra gara sicuramente molto molto calda. Che dire, complimenti al Carpi per i primi due punti stagionali, complimenti al Romagna per la grinta espressa in tutta la partita. E noi ci risentiamo il 3 dicembre. Buona serata a tutti. È andata bene.